6 di mattina. Sono carico, come un mulo. Si va in aeroporto. È l'una di notte. Sono arrivato a Changju, a Bali. Dovevo arrivare 4 ore fa. Buongiorno, stamattina sono uscito, mi sono fatto un giro. Devo dire, Bali è esattamente come me l'aspettavo. Piena di turisti, tutti australiani penso, perché i voli sono abbastanza economici dall'Australia e tutti quanti vengono qua per surfare. Comunque quindi è pieno di ristorantini, caffè, uno dopo l'altro con scritto healthy breakfast, le classiche cose un po' radical, adatte a questi tipi di turisti, ecco. Le cose un po' spirituali, posti per fare yoga. In particolare Bali è diventata famosa dopo un libro, il successo del libro Mangia Pregama. A me piacciono le cose turistiche così, anche perché non sono troppo costose. Io oggi ho fatto colazione in un baracchino, 2 baracchini, ho preso delle noccioline, del pane. Ho preso prima un latte e cioccolato con del pane, tantissimo pane, ho speso 16.000. E poi ho comprato delle noccioline e dell'acqua, ho speso altri 32.000. In realtà sono venuto qua per finalmente fermarmi, puro relax e montare. Quindi mi metto qua sul tavolino qua davanti, davanti c'è la piscina, quando mi rompo vado in piscina. Classica vita da panzone. Oggi è il 5, è il mio 45esimo giorno di viaggio e me ne vado il 10. La location di questo posto è molto bella, è in mezzo alle risaie, ma anche, diciamo, dentro la via principale, quindi ci sta. È calata la notte, sto andando a mangiare la pizza. Io ho preso da qua Changju, perché su internet se cerchi ti dicono che è il posto migliore. In realtà poi Bali è famosa anche per un sacco di altre cose e ci sono altre varie città più famose come Ubud. Ho notato che la maggior parte delle cose interessanti però non sono dove sto qua adesso. Luigi's Hot Pizza. Margherita 50k. È buona, come quella napoletana, solo che la mozzarella è un po' diversa, quindi ci siamo quasi, in ogni caso è buonissima. Senza nessun motivo, mi sono preso un matcha latte, basta. Ok, piove a dirotto, fantastico. In questo momento siamo nella stagione umida. Non dovrebbe però piovere tutto il giorno, ma solamente 2 o 3 ore la mattina e 2 o 3 ore al pomeriggio. Già di solito è così. Il mio piano è andare a Ubud, quindi fra pochissimo prendo un Grab. Dato che piove, registrerò con la GoPro. Sta registrando. Sono a Ubud, ho raggiunto Francesca. Salamapaghi. Sono arrivata da 10 giorni, però ho vissuto qui 4 mesi l'anno scorso. Mi spieghi bene perché vivi qua e cosa fai? Io lavoro online, faccio digital marketing e mi sono trasferita qui a dicembre dell'anno scorso. Io mi sono preso un matcha latte, di nuovo. Ho scoperto che mi piacciono un sacco. Non è neanche tanto zuccherato. E ho preso anche una frittata verde. Francesca mi ha accompagnato in motorino qua alla foresta delle scimmie. Perché
Quindi stai, sei qua? Innanzitutto perché ora a Roma fa freddo, inizia la pioggia e qui è ancora un clima tropicale. Poi costa tutto molto di meno, si mangia benissimo, soprattutto qui a Bali, per chi mangia tanta frutta e verdura è il posto perfetto. E perché a Canggu c'è un co-working dove trovo tantissime persone con cui scambiarmi idee sul lavoro. Senti che la stanno puntando? Ah, perché c'è il pelo. La puntano perché c'è il pelo, bastardo. In poche parole, esattamente come dicevo nel video sui nomadi digitali, sta qua perché può lavorare dove gli pare. Esatto. Tra l'altro io ho detto una cosa un po' imprecisa in quel video. Ho messo molto l'accento sul fatto che di andare in posti dove costa di meno. Il punto non è quello di risparmiare, il punto è quello di essere liberi. Importantissimo per chi lavora sul computer sono anche le connessioni, perché tu ti ritrovi a lavorare sul computer tutto il giorno e ti isoli da tutto e da tutti. Sì. Quindi quando vai in un coworking come quelli che trovi qui a Bali, riesci comunque ad entrare in contatto con tantissime persone che magari hanno la tua stessa mentalità o che fanno qualcosa di simile al tuo, e quindi c'è un continuo scambio di networking. Sì, networking. Networking. Esatto. Chiangmai, per esempio, è proprio la mecca dei nomadi digitali, ci stanno tutti, ci sono eventi, ci sono cose. Ho visto che ci sono tanti eventi anche qua, sì, però. Sì, workshop gratuiti tutti i giorni, no? Ma non vale, il tuo hotel è molto più figo del mio. A friend of Francesca Giandas. Oh, hello. What's your name? Sara. Sarita. Sarita, from New York. She lives in Manhattan. In Manhattan. Do you prefer Bali or New York City? Bali. But I worked in Wall Street. New York. Just crazy. You work in Wall Street? No. What did you do? Ma quanto paghi qua? Questo qui per due persone sono 30 euro a notte. Quindi paghi 15? 15 euro. Io pago 20? Siamo arrivati al Jungle Fish qua a Ubud. È esattamente quello che trovi su Instagram quando cerchi Bali. E ci sono tutti quanti i fighetti che si fanno le foto. E ora me le faccio anche io. È arrivata la mia healthy centrifughina con carota. Che era mela, carota e zenzero. Ok, me la sono buttata addosso. È molto healthy. Mi sono preso un Mi Goreng, che sembrano gli instant noodles. Lei ha preso un pad thai e lei un cono di riso con del curry. Pranzo finito. Abbiamo speso più del solito perché è figo il ristorante. All'inizio di quest'anno, sei stato 4 mesi, hai detto? Sì. Mangiavi fuori o mangiavi dentro casa? Cercavo di fare almeno due pasti a casa e un pasto fuori. Costa di meno mangiare dentro casa o costa di meno mangiare fuori? Perché in alcuni posti costa quasi di più mangiare a casa che mangiare fuori. Dipende che cosa cucini. Io per esempio non mangio la carne, mangio molte verdure e tantissima frutta, quindi per me costa molto di meno mangiare a casa, ma in generale costa di meno mangiare a casa. Puoi andare a mangiare fuori in un ristorante indonesiano per un euro, ti fanno quei super piattoni. Sì, che... sono pochi qua i ristoranti, cioè devi trovarli. Ce ne sono tanti, solo che magari non sai dove andare. Si chiamano warung. E in media al mese quanto spendevi? Spendi 700 euro al conta, mese? Sì. Conta che la villa che avevo l'anno scorso, ora ancora non l'ho trovata, però l'anno scorso 270 euro al mese con la piscina. Ok, andiamo giù a farci il bagno a questo punto. Eccoci qua. Ah, dobbiamo pagare. È un posto un po' costosetto, per farsi il bagno ci chiedono altri 150. Però è figo, dai. Eh no, ci sta, ogni tanto ci sta a fare queste cose. È un'ottima occasione di fare foto molto carine. Mentre facevamo le foto da blogger è iniziato a piovere. È molto carino. Dovremmo aspettare qua finché non spiove, perché in motorino non possiamo spostarci con questa pioggia. Sono appena cascati un sacco di alberi qua davanti. È solo divertente. Cambio di programmi. Anche loro vengono con me nel Gojek in macchina. Lascio le motorini qua al ristorante. Mi hanno portato in un ristorante vegetariano, mannaggia. Ho ordinato un hamburger, mi è arrivato questo. Cos'è? Ho preso anche un cocco e un avocado. Arrivato finalmente all'hotel, ho scoperto che questi posti qua si chiamano homestay. Cioè se vai a Bali puoi andare o in villa o in homestay. Mi faccio un bagno in piscina prima di andare a dormire. Ho appena fatto un'odissea per andare a ritirare i soldi. Là davanti c'era un supermercato, quindi mi sono comprato la colazione. Ho preso banane, arachidi, pane che non so cos'è, burro dolce, non so perché l'ho preso, non dovevo, e dei tramezzini. 100.000 per questo e poi altri 50.000 per delle merendine che ho mangiato e quindi non me le faccio vedere. Sono uscito a piedi nudi perché ho lavato le scarpe che ieri si sono bagnate nell'alluvione e puzzano di morte.
market. Okay, thank you. Yeah? Thank you. Mi ha raggiunto Francesca e adesso mi porta sulla spiaggia a mangiare in qualche ristorante. Mi sono preso una bella bistecca di carpaccio di tonno. Era buono. Stavo dicendo anche a lei, è la prima volta che vedo così tante ragazze da sole in viaggio. Cioè, vedere un ragazzo che sta da solo, tipo me, è più comune. Vedere una ragazza che viaggia da sola è molto più difficile. La brisa ufficialmente approvato, musica bellissima, ambiente bellissimo. Prima stavo... è un po' costosetto rispetto al resto. Beh, non male, abbiamo speso 200 a testa. 12 euro? 15? Quanto è 1000? 1000 è tipo 80. Io pensavo fosse 60 1000, lo sai? Se ti sbagli perché... con i conti, esatto, spendi tanti. Adesso mi fa vedere questo diamine di coworking che si chiama Dojo. Mi fa fare un giro. Qui dalle 5 e mezza alle 6 e mezza fanno un workshop oggi pomeriggio, praticamente ne fanno uno tutti i giorni. Quelle là sono delle Skype room, cioè delle salette insonorizzate dove puoi dire quello che ti pare, fare le tue call con i clienti, quello che ti pare. Carino anche il piano di sopra. E poi qua ci sono anche le camere con gli uffici chiusi, con l'aria condizionata. Io pago 70 euro al mese per 50 ore al mese. Francesca mi ha portato in un caffè dove posso lavorare, però adesso mi devo abbandonare perché qua inizia a piovere. Lei sta in motorino e deve tornare a Ubud. Ciao, è stato un piacere. Ci vediamo a Roma o a Bali? Ho speso 35.000 di tè, fra un po' tramonta il sole, quindi mi sto dirigendo verso la spiaggia qua vicino a piedi. È troppo nuvoloso, non ci sarà un bel tramonto, però uno ci spera. E quindi sto comunque andando verso la spiaggia. Comunque qua a Bali è pieno di cani randaggi, però è normale, è tipo parte della società di Bali. Di ritorno verso casa, mentre facevo il timelapse mi hanno fermato dei ragazzi indonesiani abbastanza simpatici. Tra l'altro ho l'impressione che gli indonesiani qua a Bali siano abbastanza benestanti rispetto a quelli che ho incontrato nelle altre parti. Questo qua c'aveva le AirPods e l'iPhone X Blackjack. E la prima cosa che mi ha detto è stato: perché hai l'iPhone rosa? Francesca mi ha informato che proprio vicino al mio homestay c'è una serata. Io non sono tipo da serata, non ci vado di solito, però voglio vivere l'esperienza di Bali al 100% e quindi stasera mi faccio questa serata. Oggi è il mio ultimo giorno effettivo qua, domani volo a Giacarta, il giorno dopo vado in Svizzera per 2 giorni e il giorno dopo vado in India per una settimana a Nuova Delhi. Poi dopo ho finito, non lo so. Sono diretto ad un caffè che mi ha consigliato Francesca. Colazione in questo posto healthy detox, super, guarda che si stanno a mangiare. Ho speso solamente 95 in tutto, in realtà 55.000 di piatto gigante che mi ha riempito un botto e 40.000 invece di smoothie. Se mi portavo l'acquetta spendevo solamente 3,30 euro. Computer, vediamo se riesco a farmi 4 ore pure di lavoro senza mai distrarmi. Aggiornamento, piove a dirotto, molto dirotto. Sono le 5.30, me ne vado a cenare in un warung. Sono stato abbastanza efficiente al computer, ho lavorato bene, quindi ora mangio.
Eccolo qua, Bumi, Warung. Ho preso un po' di roba a caso e un cocco e ho speso 48.000. Mi infratto un po' in questa via per fare un paio di considerazioni su Bali. Pro e contro di Bali, analizziamola un po'. Per andare a vivere come nomade digitale, è promossa. Costa di meno, ovviamente più dell'Indonesia normale, ma costa poco. Io sono andato a Taipei, Seoul e Bali come turista, perché stando poco tempo non ho la possibilità di vivere per davvero. Faccio le cose carine che mi fanno spendere più soldi. Fatto questa premessa perché io sto spendendo un capitale qua a Bali, però in realtà con i giusti accorgimenti si spende molto di meno. Se fai la spesa, se vai nei Warung, se ti affitti il tuo motorino non prendi Gojek. Questa vita che sto facendo io la fai una volta al mese, una volta a settimana. Il resto del tempo lavori disciplinato. Un'altra cosa, io non sto riuscendo a lavorare bene perché ogni volta cambio posto, ogni volta resetto la mia routine ed è impossibile concentrarmi e ricominciare a lavorare. Detto questo, costa di meno. Secondo punto, ed è un punto che non condivide con le altre città dove sono stato, è pieno zeppo di persone con cui fare networking, che sono stimolanti. Ho conosciuto ieri sera dei designer, ho conosciuto una scrittrice di romanzi, tutte persone diverse che fanno cose diverse ma che sono sinergiche fra di loro. Trovo la persona che è un mio cliente o io divento il cliente di qualcuno. Unico problema per me, che lavoro nel campo italiano. I miei clienti sono italiani, le persone che mi seguono sono italiane, e l'ideale è venire qua quando si ha qualcosa di internazionale, in inglese. Penso che questo sia un caso più unico che raro qua a Bali. Cioè il fatto che ci siano così tanti occidentali che tutti quanti lavorano da remoto, penso ci sia solamente a Chiang Mai in Thailandia e qua a Bali. Devo andarci a Chiang Mai nel futuro. Sono andato da Luigi a mangiare la mia ultima cena, pizza da Luigi. Un'altra cosa che ho notato molto bella, a differenza degli altri posti dove sono stato, andare da soli non è una pressione sociale nel ristorante. Pieno di gente che va in giro da solo, va quindi al ristorante da sola. Ho ordinato anche una panna cotta, che sembra una mozzarella tagliata in due. Invece è molto buona. È densa, più densa di quello che mi aspettavo, ma è molto buona. Doveva partire 1:20 fa l'aereo. Non è ancora partito, è in ritardo. È stato ufficialmente il volo più comodo della mia vita. Sono steso su tre sedili. Ho dormito, facciamo 7 ore, su un volo di 11, 12.